nostre aziende più importanti, partner più importanti, regalano a Cosmoprof campioncini dei loro prodotti migliori. Questi campioncini vengono messi in specifici contenitori. Un ospite prende una borsa, può mettere dentro 6 campioncini e portarseli a casa. A Bologna nello specifico ne abbiamo uno qui presso l'entrata e uno in Piazza Maggiore. Abbiamo raccolto più di 5.000 euro in un giorno, quindi penso che sia l'inizio di un esperimento che consolideremo nel tempo. Non bisogna dimenticare che non siamo ammalati e sani, siamo ammalati e ammalabili. E quindi dobbiamo tutti ricordarci che c'è chi è stato più sfortunato, c'è chi ha sofferto, c'è chi ha vinto questa battaglia. L'80% di questi bambini ce la fa, si ammala di un tumore e sopravvive. Quando io mi laureo in medicina, 36 anni fa, solo 2 su 10, il 20% riusciva a farcela. Oggi la storia è completamente capovolta, ma a noi resta nel cuore quel 20% di bambini che non ce la fa. L'associazione Genitori Ematologia e Oncologia Pediatrica li aiuta, li sostiene per migliorare la loro qualità di vita durante il ricovero, durante la malattia. Noi siamo qua perché ci sembrava giusto fare questo progetto. Vendiamo bellezza e la bellezza deve essere per tutti a prescindere, soprattutto poi quando si parla di bambini non si può stare lì a guardare. Assolutamente, contribuiamo tutto l'anno dove possiamo per aiutare, soprattutto quando si tratta poi magari di bambini. È giusto che lo facciamo e penso che questo sia un bel modo per poter contribuire. Ci sentiamo molto vicini al tema e volevamo contribuire a questa iniziativa molto bella e così in questo modo anche far conoscere i nostri prodotti. Ci è sembrata un'idea molto interessante. Credo che la responsabilità sociale delle aziende sia un aspetto molto importante, se ne parla da anni, finalmente si comincia a concretizzare in iniziative. Ogni azienda deve avere la sua politica di responsabilità sociale e secondo quello che pensiamo noi, che pensa la nostra azienda, mettere a disposizione ogni anno dei fondi che possano essere utilizzati per iniziative benefiche.